Ancora una volta lo sport diventa linguaggio universale per raccontare un legame di amicizia, cooperazione e fair play. Con questo spirito, mercoledì 29 luglio alle 21, i giocatori dell'US Arezzo scenderanno sul campo del comunale Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino per un amichevole contro la formazione palestinese Al-Ahli Hebron. La partita per la pace nasce dall'interessamento del castiglionese Stefano Cusin, primo allenatore italiano in Palestina, ed è stata fortemente sostenuta dall'allenatore amaranto Eziolino Capuano e da Mario Agnelli, nella doppia veste di sindaco di Castiglion Fiorentino e di dirigente dell'Arezzo. Castiglion Fiorentino lancia un messaggio vocato a uno sport nel quale si devono privilegiare sempre di più dei valori che sembrano essere trascurati. Ci si sciacqua la bocca spesso e volentieri con il fair play, ma poi alla fine è un fattore sul quale molti devono puntare, a partire dalle istituzioni fino alla più piccola delle associazioni sportive. Un paio di giorni dopo l'amichevole, l'Arezzo sarà impegnata in una partita di Coppa, ricorda mister Capuano, ma sarà per noi un grande onore prendere parte ad un match così importante. Un amichevole che offre l'occasione per raccontare una Palestina diversa da quella trasmessa dagli organi di informazione, sottolinea Aziz Al-Mutasib, portavoce della società palestinese. Siamo molto contenti di partire, insomma, come la prima partita amichevole di un club palestinese che sia qui in Toscana, proprio per il rapporto che ha avuto sempre la Toscana a livello della cooperazione con la Palestina e poi in particolar modo in Castiglion Fiorentino, terra di Stefano Cusin. Noi in Palestina abbiamo ricevuto molto dalle associazioni di cooperazione come aiuti. E se questo è un modo anche per ricambiare o in qualche modo, lo facciamo ben volentieri. Lo sport deve essere così, non è a fine se stesso, ma altri fini, più sociali, più umani.